Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio su Dino Crisis 2. Allora, eravamo rimasti alla riparazione della nave con una sola batteria, misteriosamente una nave distrutta riparata con una sola batteria, e vi ho scritto anche nei commenti dello scorso video, avrete fatto caso, magari se siete stati attenti, che ho saltato una porta ricoperta dalle erbacce. Quella porta comunque, ragazzi, ci sono tornato e non c'è un bene amato nulla, è soltanto una porta che congiungeva un'altra stanza in cui eravamo andati, quindi tutto tempo sprecato e che non è inutile che ritorniamo fin lì e possiamo andare avanti. Quindi, non dovendo andare lì, ora mi chiedo dove dobbiamo andare. Allora, l'obiettivo dice di utilizzare la nave di pattuglia riparata e ispezionare le aree non ancora esplorate. Quindi dovremmo tornare al pannello quindi di comando di questa fottuta nave e metterci alla guida. Quindi dai, dove andiamo? Andiamo 3 energia o Edward City? Vabbè, io direi di andare prima al terzo energia facility qua, centro della terza energia. Andiamo. Ok, mostro. Ok, se ne occupa Dylan. Quindi vediamo se ci dà in vendita una nuova arma. Un bel no. E usciamo fuori a combattere il mega mostro. Fino arrivati ne abbado i dinosauri usando la mitragliatrice. Ok. Edizione verde, off. Non funziona analogico. Ragazzi, bellissimo sparare con le freccette. Cioè, un'emozione. Gli FPS di una volta. Vai, mostri del cazzo. Beccatevi qua. Poi anche nel mini schermetto, perché sto guardando il gioco, l'ho guardato un mini schermino. Non anche full screen ovviamente. Perché è cubettoso, no, mi stanno mordendo. Quasi, quasi, quasi. Di qua, di qua, di qua. Merdaccia. Sono abituato a tenere l'obiettivo al centro dello schermo, quindi non mi viene da... Ah, mi ha colpito. Vabbè, cioè mi dovrà colpire tipo 300 volte per farmi fuori. Ah, forse headshottandoli vi faccio più male. Anche questi. Ok. Un po'. Guarda che stanno. Finiti? Di già. Aspettavo un buon quarto d'ora di... Ok. Muori. No! Di qua, di là. Morite easy. Siamo quasi. È tango duro, sì, dai, non c'è nessuno. Oh merda, e tu? Spara il testolino. No! Mostro di merda. Di qua! Di qua! Dove cazzo vai, è stronzo? Sciotto la vita, aia. Di qua. Di qua. Si stanno a mangiare, sono arrivati tutti di colpo. Di qua, di qua, di qua. Che male, aia. Ah sì, guardi quel finale, si incazzano tanto. Ok. Dove sta? Good job. Ultimo lavoro, sei arrivato con un vero cecchino, ah insomma, mica tanto. Commento che ti piacciono i videogiochi. Ok. Risultato, max combo, ora totale 17 posti di comando. Va bene, ok, usiamo regina ragazzi. Allora, fermi tutti, armi, arma primaria, fighissime, Uzi, mille colpi, d'acqua per favore.
Da qua, vediamo un po'. E cosa ci fa prendere? Acquisto, armi. Non facciamo in tempo a usarne una, che cazzo ce ne dà delle altre potentissime, fanculo. Allora, il lanciarazzi e la mitragliatrice leggera, me le ricordo, ma per ora ragazzi, mi gusto le mie fighissime Uzi, che è la mia arma preferita in questo gioco, quindi vai. Dobbiamo scendere e esplorare quest'area. Ok, ah sì, ho un mezzo rimasuglio di ricordi di questo posto. Andiamo un po', andiamo di qua. Andiamo di qua. Corri, corri, corri. Inutile mettersi a sparare a quei cosi. Pa-pa-pum. Cioè, quanto cazzo sono fighe le Uzi. Mostri di merda inutili. Andiamo di qua. Ma più che altro è ottimo. Mi ha insegnato molto. Questi giochi così dove dovevi premere solo avanti, mi hanno insegnato molto a guidare le macchinine. Che devi premere le destre, cioè farlo girare destra e sinistra indipendentemente da dove è rivolto, che è un po' lo stesso meccanismo di delle macchine radiocomandate. Allora, vediamo un po'. Passate queste porte, dato che questo pezzo non bisogna fare un cazzo. Bisogna soltanto... ah, qui ci sono i volanti, niente. Volanti inutili, dobbiamo arrivare lì. Spostati, mamma mia che schivata ragazzi, un ninja. Oh, quel soldato che si vede lì sicuro è un dinofile. Ah, qui c'è un dinofile. Ragazzi, mi sto ricordando cose. Qui c'è qualcosa, dinofile. Mamma mia. Ne ho finito così tante volte prendendoli tutti, che secondo me, come arrivo nel punto in cui li vedo... Ok, un file a terra. Niente, questo tizio dice che ha perso la chiave. Ok, ci ha messo anche le foto. Mi ha messo la foto di quel posto, che dovrebbe essere dove tipo abbiamo ucciso il mega dinosauro, il secondo ieri. Quindi, a meno che anche lui non abbia un dinofile, non ce l'ha. Andiamo di qua, vediamo questa porta che cosa cela. No, fermati. Armi. Arma primaria, devo rimettere la pistola, altrimenti non mi dà il manganello. Le uso tutte e due le mani impegnate. Ok, non si apre con il manganello. Proviamo a vedere se c'è una chiave. Forse non c'è, è la chiave che dobbiamo cercare sicuramente. E infatti, non è questa la chiave. Ci dice, diciamo, con le buone, che dobbiamo tornarcene indietro e andare nell'altra destinazione a prendere appunto la chiave di quel fottutissimo centro di ricerca. Andiamoci. Corro tutto al contrario. Più veloce della luce, ragazzi. Perché la difficoltà di questo pezzo in pratica è fare lo slalom in mezzo a tutti questi cosi. Io sono un vero campione di slalom. Ci ho preso un solo morso. Vai, stronzetto. Scappa. Corri. Oh, brividi. Siamo di qua. Perfetto. Posto di comando. Andiamo al posto di comando, ragazzi. Allora, dopo aver acquistato quindi bazooka e altre cose, varie munizioni, torniamo all'isola di partenza. Mi devo anche curare un po'. E andiamo dove ci diceva la foto, praticamente, dove abbiamo ucciso quell'allosauro, il secondo, con Dylan. Allora, andiamo per di qua. Dovrebbe essere questa qui. Non ci sono più neanche quelli volanti. Il deserto. Allora, le armi ci metto. Abbiamo preso anche il lanciarazzi. Ci metto le belle Uzi. Ho preso anche un caricatore doppio. Cioè 500 in più di 1000. Insomma, non è un caricatore aggiuntivo. Non è qua. È qui forse. Vediamo un po'. Andiamo di qua. Allora, qua indicava. Ferito tra le rocce, le foglie e gli oggetti più leggeri vengono trascinati giù dalla corrente. Ah, e quindi? La foglia. Io ricordo che c'era questa foglia e succedeva qualcosa, però non ricordo. Allora, proviamo a fare avanti e dietro, vediamo un po'. Seguiamo la foglia, vediamo dove va.
Ah, qui. No, che c'è che sbrilla? C'è una scheda nella corrente. Ok, terza energia. Adesso dobbiamo tornare agli obiettivi missione aggiornati. Ok, dobbiamo andare ad esplorare tutte le zone non ancora esplorate. Quindi torniamo indietro dopo aver preso questa carta, almeno fino alla nave. Perché una volta tornati alla nave possiamo andare in quel luogo dove eravamo andati prima con i mostri marini. E da lì andare avanti. Dato che questa scheda era proprio la scheda per aprire quella porta dove ci siamo fatti un po' smangiucchiare dai quei cosi volanti. Allora, dagli ornitotteri Dino Crisis. Quindi ce ne possiamo tornare fieri alla nave. Sul ponte andiamo al posto di comando, ovviamente. Posto di comando, go. Mettiamoci alla guida di questo bolide dei mari. E andiamo qui, terza energia. Vai, siamo sicuri? Sì. Possiamo accedere, almeno entriamo dentro al centro di energia. Io tengo premuto quadrato come Resident Evil per correre quando qui è del tutto inutile. Quindi per di qua. Allora, andiamo tutto indietro dove eravamo andati prima. Che perché se non andavamo fin lì non beccavamo il soldato col file e quel punto non si sarebbe sbloccato. Quindi corsa, solito slalom tra le passerelle. Fast anche. Ok. Right, left, right, left. C'è anche il cambio d'immagine, ragazzi. Virtuosismi. C'ho anche il taglio alla Mario Kart. Quella mozzicata me la doveva dare. Cioè, me la doveva dare una mozzicata prima che me ne andavo. Hanno sclerato che ero troppo veloce, quindi una mozzicata a sfregio. Andiamocene per di qua. No, qua ci sono i piccioni invece. Pesante evoluzione dei piccioni che per fortuna sono estinti. Oh, ecco anche loro. Una beccata prima che me ne andavo me la dovevano dare. Va bene. Ci siamo, eccoci qua. Ui, mi ha provato a prendere. Mamma mia che male. Cioè non puoi proprio farci niente. No, non ci credo, anche emorragia questa cosa. No, mamma mia che cosa scandalosa. Che cosa scandalosa, signori. A sto punto uso il medikit grande con cura completa. Vogliamo fare, inutile che uso due cose diverse. E ci piazziamo qua. Serratura, fermati, smettila di ogni volta riavviare questa cosa. Metti oggetti, oggetti chiave, terza energia, usa. Davvero, mi devo mettere avanti all'interruttore. Usa, davanti all'interruttore, ragazzi, non davanti alla porta, a cazzo in un'area. Davanti all'interruttore, come se proprio devi ficcarla la carta dentro l'interruttore. Vediamo un po' cosa c'è. Andiamo per di qua. C'è una nave, vediamo. Una cassetta per tenere piccoli attrezzi per le riparazioni. Per aprirla ti serve una chiave. Quindi andiamo di qua. Ehi, vediamo che cosa c'è qui. Questa insenatura no sense. C'è un dino file? No. C'è soltanto un prenderci un morso gratis. Andiamo di qua. Muori, soccombi. Effettivamente se li ammazzo sti cosi mi faccio il cash. Li ammazzo un po'. Perché è veramente easy. Combo per 5. Fatto soffrire un po' di... come si chiamano? Di Nessie. Allora, scale. Le saliamo, altre scale. Saliamo altre scale. Oh, ci ritroviamo in un ufficio. In questo ufficio c'è anche un computer e una chiave. Ecco qua, hai preso chiave cassetta, che è sicuramente di quella roba lì sotto. Voglio andare un altro po' avanti. Non mi voglio fermare ora. Quindi, effettivamente non compro nulla. Non mi serve niente, la chiave l'ho presa. Qua c'è un file, vediamo che cosa ci dice. Poi qui dice che il 3 giugno i meccanici che sono scesi non sono tornati indietro ed è un bel problema, perché uno di loro ha la chiave d'accesso a Edward City.
Quindi per andare a Duar City fa capire che dobbiamo recuperare quella chiave. Dovremmo andare sott'acqua, ci viene anche accennato un po', non ricordo, e scendere personalmente. Spero che non sia la mia ultima immersione. Ok, quindi ci fa capire che dobbiamo andare a prenderci una chiave sott'acqua. Fatto questo, quindi a questo punto, preso il file e presa la chiave, immagino non ci fosse altro da fare qui, possiamo tornarcene indietro fino a quella barca e andare ad aprire quella cassettina, vediamo che cosa ci sta dentro. Andiamocene un po' di qua. Spariamo un po' di mostri, spada flash. Ok, 4000 o 400 tipo. Oggetti, chiave, chiave cassetta, usa. Un file. Ci dà un codice, il nuovo codice è 5210. Ok, quindi preso questo codice, vediamo se dobbiamo tornare in quel punto. Tanto mi alzo qualche soldo. 10.000 PTS, ragazzi, c'è tanta roba. E allora adesso mi piglio anche al computerino il mitragliatore leggero e quello sfonda proprio. Infatti c'è anche un'altra porta. Quindi prendiamo quello e ce ne andiamo di qua. Magazzino. Ok, siamo fuori. Vi ammazzo tutti, non vi faccio respirare, c'ho 10.000 colpi. Ammazzo tutti, vi ammazzo. Qua, dino file. Una torretta, cazzo, cioè distruggo, giù come i piccioni. All'interno della tasca hai preso una scheda ID tecnico. Ok, abbiamo preso una scheda ID tecnico. Ah. Schiatta, maledetto. Morite. Ancora. Mamma mia, non si riescono a beccare. Ancora. Vai, regina. Fuoco a volontà. Cosa spara in alto? Spero. Beh, non si sa cosa spara. Spara qualcosa ma che non viene colpito. Altri 10.000 più 13.000. Mamma mia, fare avanti e dietro qua. Soldi a go-go. Quindi mi riprendo altre munizioni a palla. Faccio un po' di big money. Ci vogliono. Big money di qua. Big money di là. Combo per 7. Morite, morite. Per 10. Per 11. 12. Piccioni a go-go, questo è il punto per farsi il big money. Vai. Per 15. Un botto però mi dovrei essere fatto. 10 più 16. Ogni volta c'è dentro e fuori da sta parte ci si possono fare un sacco di big money. E comprarsi le cose, tipo oggetti di supporto. Ma aumenta il tempo di permanenza delle combo. Dai, 20.000 ce le butto. Ok, fatto questo, ho perso un po' di tempo, comprate un po' di cose. Direi che possiamo andare con la scheda ID presa lì. Penso possiamo andare qui. Vediamo se ci azzecco. Oggetti chiave, scheda ID, ok. Quattro cifre del codice di sicurezza che abbiamo beccato prima, che era 5210. Si è confermato, adesso si è l'ascensore, vai. Luce conferma l'ascensore accesa. Entriamo. Quindi qui ci dovrebbe essere la muta che ci permette di andare a prenderci la chiave che c'era scritta prima nel file che sta sott'acqua. Quindi tutto questo trick e track. Oh, ma questo è un punto molto vicino alla fine, eh? Non siamo lontanissimi. Quindi vediamo questo schermo che cosa ci dice. Questo computer controlla l'energia trasmessa a tutte le apparecchiature presenti nella stanza. La corrente è stata tolta all'ascensore e all'armadio contenente le mute su schermo. È mostrato il programma per riattivare la corrente. Vuoi lanciarlo? Sì. Reactivating main power. Riattivazione energia primaria. Please check computer until power is supplied to all devices. Ah sì, tipo adesso arrivano dinosauri a Warning. pressione. When power is Attenzione, sovraccarico overloaded, di this potenza. reactivation process will be suspended. Switch.
Allora, metto no, perché devo capire prima che cosa fare, c'è qualcosa che non va. Allora, andiamo di qua. Saliamo prima qui sopra, vediamo se ci sta. Cosa c'è? Scendiamo di qua perché non c'è un bel niente. Vediamo questo computer. Stabilire la corrente. Non possiamo ancora ristabilirla. Prendiamo questo file e vediamo come cazzo si fa. Ah, ho saputo che sei il nuovo responsabile dell'area. Come hai regalato la tua promozione? Ecco, un promemoria di come riavviare la corrente. Che culo, abbiamo beccato proprio un file regalo a un nuovo operatore del settore. Quindi, quando inizi il programma, spesso il processo si interrompe, cioè è causato da un malfunzionamento dei thread controlli terminali. Ecco alcuni consigli su come risolvere il problema. Nel caso in cui dovesse avvenire un sovraccarico, si accenderà una spia rossa. Quando ciò succede, non devi far altro che dare una scossa al sistema, a un qualsiasi strumento elettrico. Ok, non ci avevo pensato che dovevo usare. È vero, ragazzi, mi ricordo. Cioè, risolve generalmente il problema. Ok, ho capito. Ah, ok. Sì, vuoi lanciarlo? Vai, a tutta, salta la scena, pronto, a posto. Facile. Quello lontano, infame. Insieme. Tutti. A posto, quelli blu hanno risolto, ok. Ce l'abbiamo fatta. Main power reactivation restored. Si sono riaccesi tutti i PC. Perfetto. Quindi possiamo scendere, andarci a prendere la nostra bella muta. Sali. Eccocela qua. Hai preso muta subacquea. Perfetto, poi qui c'è un computer, vediamo un po' che dice. Indossa la muta per entrare nella selezione sott'acqua, va bene, indossiamola. Object blocking elevator shaft. Emergency shutdown. Welcome. Immagino, dobbiamo sparare a questi stronzi con questo fucile infinito che spata flash cose. Perfetto. Quindi andiamocene per di qua. Che azioni posso compiere? Che cazzo è? Con cerchio sparo questa specie di. Ah no, ok, e tipo sarebbe l'arma corpo a corpo, sarebbe perfetto. Quindi raccogliamo questa cosa, prendiamo l'etichet piccolo, sì. Tanto sparo a sto bestione. Ma alla fine vanno giù relativamente in fretta. Non si può saltare, non c'è modo di nuotare più velocemente. Possiamo solo andare avanti e sparare a bestioni man mano che ci escono. Beccati qua. No, anticipo. Anticipo, però non l'ho ucciso. È di una lentezza, ragazzi. Io tengo premuto. Mi respara da quando sono sceso da quel coso. Cioè, avete visto quanti colpi ha sparato? Un po' qui non arriva nessuno. Muori. Giriamoci e in go. Chissà se c'è un Dino File qua. C'è un punto così lontano. Vediamo sta merdaccia. Continuiamo a cercare il nostro file. File che non esiste, me lo sto inventando. Oh, shit!
va bene. Prendere medikit grande, certo. Ce lo becchiamo il medikit. C'è una porta. E ci entriamo, ovviamente. Allora, vediamo un po' che cosa c'è qui. Siamo finalmente in una stanza. E penso che qui, ragazzi, il pezzo sott'acqua qui ce la salviamo. Ma prima raccogliamo tutto ciò che c'è in zona. Ok, da quello che ho capito devo generare un'esplosione da qualche parte. Allora, nel frattempo andiamo di qua, vediamo che cosa c'è. Cosa c'è? C'è che prima di andare avanti dobbiamo cercare la chiave. Siamo sott'acqua, quindi situazione massima tensione, ragazzi. Massima tensione. Direi di andare a salvare. Vediamo prima se ci dà qualche arma nuova. Sì, abbiamo un'acqua granata. Cazzo sarà? Cioè, un'arma che puoi usare soltanto sott'acqua. Quindi un'autentica fregatura che non serve a un cazzo. E quindi direi che possiamo andare a salvare per questo episodio. Siamo andati un bel po' avanti. Quindi vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e anche un commento. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.